a tutti, benvenuti. Siamo molto contenti di avervi qui. Io sono Rossella Vignola di Osservatorio Balcanica Caucaso Trans Europa, assieme ai nostri partner CILD, Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili e The Good Lobby, di cui Valentina fa parte, che oggi ci aiuta con la parte di facilitazione tecnica. Abbiamo organizzato questo webinar che è in realtà un secondo episodio di un ciclo di tre appuntamenti. Il primo ieri, il secondo sarà domani, che rientra all'interno di un progetto che stiamo conducendo assieme ai nostri partner da qualche mese, dall'anno scorso, che si chiama Winning the Narrative. E ve lo introduco brevemente riportandoci al titolo di questo webinar di oggi, perché contiene in sé tutti quanti gli elementi di cui vorremmo discutere assieme ai nostri relatori e assieme a voi quando vorrete intervenire. Allora, riprendersi gli spazi, costruire nuove narrazioni, perché la solidarietà ci riguarda tutti. È un titolo molto denso e contiene appunto diversi aspetti. C'è un aspetto che è sicuramente chiave, quello della mobilitazione civica e degli spazi di attivismo e di attivazione, soprattutto relativamente ai temi della solidarietà, dei diritti, nei confronti dei richiedenti asilo, dei migranti, dei rifugiati, ma in generale nei confronti di una società inclusiva, di una società solidale. Perché parliamo di riprenderci gli spazi? Perché da qualche tempo a questa parte, in diversi paesi europei, in diverse democrazie europee, non soltanto, incluso in Italia, si è parlato di un fenomeno di restringimento degli spazi d'azione della società civile. Era oggetto di un report di Amnesty International dell'anno scorso e in diverse società abbiamo visto appunto agire delle forze che spesso si sono mosse attraverso delle narrazioni compatte, coese, e hanno operato una vera e propria campagna di delegittimazione, di attacchi, di criminalizzazione addirittura delle organizzazioni non governative impegnate soprattutto nei soccorsi in mare nel Mediterraneo, ma non soltanto. E in Italia abbiamo raggiunto delle vette piuttosto alte, e arrivando appunto ad una vera e propria criminalizzazione, che poi era una criminalizzazione di un intero pezzo di società che ha una visione inclusiva, che propugna l'immagine di un mondo aperto, solidale. E quindi abbiamo visto che c'era comunque un parallelismo tra il tema di questi attacchi e la questione delle narrazioni, quindi il modo, le modalità con cui questi attacchi venivano sferrati con una certa forza, con delle dinamiche, tra l'altro, che abbiamo visto in essere in diversi paesi europei, con degli schemi che sono anche molto simili da paese a paese. Ci parlerà di questo Paola Barretta, soprattutto degli aspetti narrativi, però quello che voglio aggiungere e che all'interno di questo progetto abbiamo compiuto degli studi, delle mappature a livello localizzato di alcuni territori italiani, di alcune città che avevano delle vicende particolari alle spalle: Trieste, Ventimiglia, Trento, Ferrara, Padova, Bari, e abbiamo visto nel piccolo, quindi della dimensione cittadina, esattamente ripetersi questa dinamica. Abbiamo fatto un'analisi delle testate locali e abbiamo visto come a partire dal 2016-2017, anche nei territori, anche quindi nello spazio locale, si sia visto un cambio di vento, cioè è cambiata l'aria. Se abbiamo all'inizio della cosiddetta crisi dei rifugiati, negli anni dopo la tragedia di Lampedusa, quando c'era Mare Nostrum, in Italia si è intravista una cultura dell'accoglienza, una grande mobilitazione che ha coinvolto attori che prima non erano neanche mai stati impegnati in reti di solidarietà. Abbiamo visto già a partire dal 2016 un cambio di narrative anche sulle testate locali, e questa è una dinamica che abbiamo visto ripetersi proprio in ogni singolo posto che abbiamo analizzato. Le migrazioni venivano inquadrate con parole diverse: si parlava di aspetti securitari, si parlava di gestione dei flussi, erano scomparse dalla sfera pubblica, dai giornali, i racconti dell'accoglienza, di accoglienza, di solidarietà, le storie personali. C'è stato un cambio di vento che accadeva sui territori così come a livello nazionale, e queste dinamiche sono state osservate e addirittura si è visto proprio a livello drammatico un calo, ad esempio, di credibilità, di fiducia nei confronti della cittadinanza
rispetto alle organizzazioni non governative che ha raggiunto il suo picco alla fine del 2017-2018, in corrispondenza, e anche questo non è una casualità, con la campagna elettorale che ha portato poi alle elezioni politiche del 2018. A livello quindi di territori, abbiamo visto agire queste dinamiche che sono parte di fenomeni più ampi che non riguardano soltanto l'Italia, come ho già detto, ma parallelamente, perché se questi sono i due campi tematici entro cui oggi andremo a riflettere, quindi quello delle narrazioni del discorso pubblico, sul fronte che è il secondo, quello della mobilitazione e dell'attivismo, anche a livello territoriale abbiamo visto ripetersi una stessa dinamica. Abbiamo una società civile solidale che è molto viva, però divisa, molto frammentata e soprattutto molto debole rispetto, se la dicotomia è quella tra società civile e società politica, molto più debole rispetto a chi ha il potere. Se quando, insomma, col crollo dei regimi comunisti è stata coniata l'espressione the power of the powerless per parlare appunto della forza dei movimenti cittadini di ribaltare il potere, adesso emerge tutta la debolezza di questi movimenti che comunque sono, questo perlomeno abbiamo visto a livello locale, che agiscono negli spazi. Se non c'è una grossa mobilitazione popolare, un grosso movimento sociale negli spazi lasciati aperti, adesso in molti di questi territori che abbiamo analizzato sono molto pochi, negli spazi lasciati aperti o da chi detiene il potere. Ieri abbiamo appunto fatto il primo episodio, la prima parte di questo percorso che ci condurrà, speriamo, a trovare degli spunti per cambiare il punto di vista, per introdurre delle narrative che non sono più soltanto quelle di polarizzazione, quelle che creano gruppi di appartenenza, un dentro e un fuori, un noi e gli altri, che è il modello purtroppo dominante del racconto delle migrazioni nella stampa italiana, nel discorso pubblico italiano. Abbiamo anche visto, grazie a Chiara Ferrari, una ricercatrice dell'Ipsos, che ha presentato la sua ricerca Italia frammentata, abbiamo visto però a chi ci rivolgiamo, cioè che posto è l'Italia di oggi. Questa è una ricerca di ampio respiro, finalizzata nel 2018, che tiene ancora, insomma, per quello che ci ha detto, ci ha raccontato Chiara ieri, perché vi sto dicendo di questo. Uno, un po' per collegarci anche a quello che è stato detto ieri, ci sono alcuni partecipanti che erano presenti anche ieri, quindi è giusto cercare di trovare il filo conduttore di questo nostro percorso. E due, per dire che è importante, quando parliamo di narrazioni, è importante capire il pubblico a cui ci rivolgiamo. Quindi, soprattutto perché la nostra ambizione è sempre quella di tentare di uscire dalle nostre nicchie, dalle nostre bolle e di allargare il più possibile lo spettro dell'influenza e delle alleanze che possiamo raggiungere, perché c'è una necessità molto forte dei movimenti e dei soggetti che operano per la solidarietà di creare alleanze nuove, visto che siamo un po' finiti nell'angolo negli ultimi anni. E che cos'è? Che Italia ci dice, ci ha raccontato Chiara? Un'Italia frammentata, un'Italia che negli ultimi anni ha innalzato barriere, un'Italia divisa, e dove queste divisioni che esistono già, forse fanno parte del carattere nazionale, ma questa è un'altra storia, sono state sicuramente sfruttate ed utilizzate da attori, dai partiti di destra, dai sovranisti, che le hanno ben cavalcate, sapendo comunque che c'era un terreno fertile. E sulla questione migratoria in particolare, perché viene abbastanza facile farlo con migranti, con richiedenti asilo, con i rifugiati. In questa Italia frammentata, però, questo è un po' l'elemento interessante della ricerca di Ipsos, esiste però un bel segmento di cittadinanza, circa un 50%, quindi una parte consistente di persone che non sono pregiudizialmente a favore o contro, che non rientrano costitutivamente nel segmento chiuso o aperto, e diciamo che la segmentazione che hanno fatto loro è una segmentazione attitudinale di valori, quindi che va ad agire anche proprio sui valori di fondo, e per questa ragione Chiara diceva che il Covid non cambierà tantissimo, insomma, da questo punto di vista. Esiste questo ampio centro incerto che sostiene di
ritenere i temi dell'ospitalità, dell'accoglienza come temi costitutivi dell'identità italiana, sostiene il diritto di asilo e si dice, almeno si dice, preoccupata della crescita di fenomeni razzisti o di fenomeni o delle discriminazioni. A questo centro incerto, quindi non stiamo parlando delle estreme che sono lì o sono a favore o sono contro e non si spostano da lì, questo centro è mobile e si potrebbe orientare, e soprattutto è un centro abbastanza cospicuo. A questo centro nessuno parla, nel senso che, oppure non tanti negli ultimi anni. Esiste quindi un bacino, e questo ce lo diciamo insomma noi che lavoriamo nel mondo della società civile, che magari a volte siamo un po' tentati, oppure cadiamo anche noi nella trappola di operare sempre soltanto all'interno della nostra bolla, ma adesso non è più sufficiente. A questo centro incerto come ci rivolgiamo, insomma, questa è la domanda di partenza, una domanda che ci stiamo facendo da tempo, e le risposte, insomma, se la diagnosi di quello che è successo in Italia negli ultimi anni è nota, è stata anche ricostruita, c'è tanta, inizia ad esserci un bel po' di letteratura, le risposte sono quelle che ci mancano. Cercheremo di, appunto, di aggiungere un tassello nuovo oggi, e lo faremo attraverso i nostri relatori, che ringrazio tanto per essere qui e questa sera con noi. Ciascuno di loro fa parte di un pezzetto della storia, perché abbiamo chi viene dal mondo dell'attivismo, chi studia la comunicazione, le rappresentazioni mediatiche delle immigrazioni, chi è protagonista del racconto mediatico lavorando come giornalista. E quindi lascio la parola adesso al primo nostro ospite, Agostino Zanotti, dell'Associazione per la Democrazia Locale Zavidovici. E Agostino è un amico di Osservatorio da tanto tempo, e in questa sede stasera, diciamo, ci racconta la parte di attivismo, di mobilitazione della società civile, ce la racconta oggi, però con uno sguardo anche ad un'altra mobilitazione. È importante sia per la storia di Osservatorio, un po' che è nato sulla scia di quella storia, ma perché da protagonista della mobilitazione di oggi e da quella di 20 anni, di quasi 30 anni fa, in supporto, in solidarietà delle popolazioni vittime delle guerre in ex Jugoslavia, una mobilitazione enorme, variegata, una pagina importante della storia italiana di cui ancora purtroppo si parla poco, Agostino ci porterà a questo punto di vista particolare, ci racconterà che cosa è Rivolti ai Balcani, l'ultima esperienza che sta nascendo proprio in questi mesi, una rete in sostegno dei diritti delle persone migranti lungo la rotta balcanica. Che cosa è cambiato in 30 anni? Lavorare per i diritti oggi è diverso forse da 20-30 anni fa? Lavoriamo in un contesto più ostile? Non lo so, adesso vediamo Agostino che cosa ci racconta, e passo a lui la parola. Grazie. Attivo il microfono perché altrimenti è assolutamente inutile. E ringrazio per questa opportunità, mi fa molto piacere sentire e incontrare i pensieri di persone che conosco e stimo moltissimo, per cui insomma cercherò di fare la mia parte per quello che è possibile. E partirei da questo, appunto, da questa rete rivolti ai Balcani. Innanzitutto il nome Rivolti vuole in qualche modo rappresentare due cose. La prima, il fatto che dobbiamo volgere lo sguardo da un'altra parte, cioè guardare appunto un po' di più a quello che avviene sulla rotta balcanica, e quindi non solo per dire che forse la rotta del Mediterraneo è stata quella un po' più mediaticamente coperta, non è una questione di concorrenza, l'unica concorrenza è il numero di vittime, le tragedie, la violenza che su questa rotta e nel Mediterraneo avviene, ma è anche per riportare lo sguardo proprio su un'area prossima anche alla storia dell'Italia. Rivolti perché è anche
una rete che vuole riportare in luce, fare in qualche modo dare legittimità ai volti, alle storie, a quello che effettivamente chi è stato sulla rotta ha raccolto e può raccontare, riuscire a trasferire la testimonianza di quanto avviene, delle storie che appunto succedono in quell'ambito. Direi che la rete è nata con urgenze multiple che tutti noi sentivamo. Prima di tutto un senso di vergogna. Non era possibile, ci sentivamo veramente offesi, disorientati, coltivavamo e coltiviamo anche un sentimento che poi secondo me deve trovare anche legittimazione, che è quello della rabbia. Non è possibile. Io vi racconto la mia esperienza personale quando sono io attraverso i Balcani ormai da tanto tempo, ma quando è avvenuta la vicenda di Idomeni, ritrovarmi ancora a file di rifugiati, di profughi che scappano bloccati alle frontiere come le avevo viste nel 92, mi sono interrogato su che cosa davvero fosse successo in questi 30 anni. E nell'interrogarmi nasceva anche questo sentimento di rabbia, di indignazione. E questi sentimenti che ci accompagnano sono anche in qualche modo, diciamo, il sentimento dell'impotenza. Che fare? Non tanto perché ciascuno di noi nel proprio ambito quotidiano non sta già facendo, ma sembra che davvero la perseveranza con la quale noi abbiamo affrontato alcune tematiche, appunto la denuncia, eccetera, non sia sufficiente. Sembra che non basti mai, che la fatica nostra quotidiana non trovi lo sfogo adatto per essere in qualche modo fattore di cambiamento. Ecco, queste urgenze multiple sono anche legate ad esigenze multiple, che era quella di denunciare la violenza sistematica, strutturale, che diventa strutturale all'interno di questa rotta, rompere il silenzio che appunto da troppo tempo soffocava quella situazione. Chiaramente, voglio dire, non voglio dire che Annalisa Camilli non ha raccontato o tanti giornalisti hanno fatto, ma forse non basta questo, non bastava questo a riportare l'attenzione. L'ultima idea era quella anche di creare una mobilitazione generale. Perché la mobilitazione generale? Perché appunto la nostra esperienza, e questo è stato il primo appello, è stata che noi abbiamo lanciato per chiamare un po' a raccolta tutte queste associazioni che sono diventate ormai 36, sono un centinaio di attivisti che compongono la rete. Allora, il desiderio appunto è quello di riproporre, cioè l'interrogativo era ma siamo riusciti ad andare a Sarajevo in 500, in una città assediata, sotto, diciamo, le raffiche di mitragliatrice pesante, abbiamo affrontato e scavalcato frontiere. Ma com'è che non riusciamo a mobilitarci nei luoghi in grande quantità, come allora nei luoghi dove ancora oggi, voglio dire, forse non c'è una guerra come c'era allora, ma c'è una guerra sistematica, un uso di violenza sistematica contro i corpi, contro corpi che sembra quasi siano la cifra con la quale noi dobbiamo mantenere il nostro stato di benessere. Ecco, questi corpi che appunto sono la cifra di tutela del nostro fattore immunitario, come viene in qualche modo
presentato da Roberto Esposito, questi corpi necessitano di altri corpi che si mettono in campo. Ecco perché probabilmente noi abbiamo ripensato all'azione di allora pensando di realizzare anche una carovana che dalla Grecia a Trieste possa in qualche modo ricomporsi a Sarajevo, trovarsi in questa città davanti alla rappresentanza europea per appunto portare i corpi, ma portare anche la denuncia delle, diciamo, ben documentata delle violenze che vengono sistematicamente fatte in quei luoghi. Ora vado avanti ancora un attimo dicendo, pensando agli anni 90, gli anni della mobilitazione, a parte che è stato ben raccontato e fortunatamente raccolto da quel dossier, da quella ricerca che sta sotto il nome di Cercavamo la pace, curata appunto da Osservatorio Balcani, che ha un po' raccolto le testimonianze di quella grande mobilitazione di società civile, di istituzioni. A me viene in mente la canzone di Roberto Vecchioni, che prende spunto dal libro di Mario Capanna, Formidabili quegli anni. E così di quella canzone riporto un pezzo, che è questa, ed è proprio aver vissuto che ci fa vivere ancora, ed è proprio aver perduto che ci fa credere ancora. Ora, secondo me, questo discorso di aver vissuto quegli anni che ci, appunto, ci tiene costantemente in vita, in movimento, eccetera, ci fa anche dire che in qualche modo quegli anni li abbiamo perduti, qualcosa non ha funzionato, e quel qualcosa che non ha funzionato è veramente molto evidente in quello che, non solo in quello che succede oggi sulla rotta balcanica, ma possiamo dire che qualcosa da quegli anni è saltato enormemente. L'alleanza sociale con la quale noi andavamo in Bosnia era un'alleanza genuina, non avevamo nemmeno, diciamo, il sistema di protezione richiedenti e rifugiati, che viene anche smantellato, eccetera, che ci dava finanziamenti. Abbiamo portato in Italia profughi accolti nelle case attraverso reti importanti, e questa solidarietà era una solidarietà rivolta a persone che scappavano, che non avevano bisogno di testimoniare la loro necessità di accoglienza, e non dovevano liberarsi di nessuna colpa per stare ed essere accolte, perché c'era una società che aveva capito e che aveva anche l'urgenza di andare verso quei luoghi, perché era un po' come contenere, l'esigenza era anche quella di contenere una dissoluzione che avrebbe in qualche modo colpito l'Europa. Ecco, c'era grande improvvisazione, se volete, ingenuità, spontaneismo, c'era anche, ma credo, una grande alleanza anche con le istituzioni. Si era costituito un tavolo nazionale per gli aiuti alla ex Jugoslavia, eravamo presenti, avevamo costruito il consorzio l'ICS, il Consorzio Nazionale di Solidarietà. Ora, diciamo, da quegli anni c'è stata sicuramente Genova, c'è stato l'11 settembre, e vorrei dire che c'è stata la costruzione del nemico diffuso e nascosto all'interno dell'esigenza e del bisogno umanitario. Ora, con questo voglio dire che appunto le persone che scappano
al di là che basterebbe il viaggio che hanno fatto per legittimare il diritto ad essere accolti, in realtà sono persone che noi teniamo a mancanza di qualsiasi colpa commessa, a mancanza di qualsiasi reato commesso, in quanto da allora la costruzione del nemico ha fatto sì che dentro l'umanitario il nemico si nasconda sulle navi, sulla rotta balcanica, nei centri di accoglienza, nei luoghi d'Italia dove appunto l'accoglienza viene fatta. E se il nemico è all'interno dell'umanitario, chi aiuta il nemico è un criminale. La criminalizzazione della società, della solidarietà, è stato il passaggio nel quale appunto si costruisce il grande nemico, che appunto poi alla fine, vabbè, questo non occorre che ce lo diciamo tra di noi, è quell'altra persona che in realtà ci interroga sul nostro presente. Ci fa così paura perché interroga il nostro presente. Lo ha descritto bene Agamben in tanti modi, se anche dal lago. E poi la cosa incredibile che stiamo facendo è che nel momento in cui costruiamo il nemico, in cui appunto costruiamo la criminalizzazione della solidarietà, ci rendiamo conto che la morte di queste persone non ci tocca, non ci sentiamo in colpa per la loro morte. Sì, magari Alan Kurdi, l'immagine del bambino, eccetera, quell'essenza dei 30 nanosecondi all'interno del quale noi magari mandiamo l'SMS a quella o quell'altra organizzazione. Ma di questo senso forse di imbarazzo, in questo senso quelle morti non ci danno un senso di colpa. Non le sentiamo parte, non ci sentiamo responsabili di quella colpa. Ed è questo che noi dobbiamo in qualche modo fare nell'azione che stiamo costruendo. Cioè quello di invertire la rotta di quello che viene chiamata la necropolitica, cioè il fatto che comunque si decide da chi può vivere e chi può morire e chi deve morire. Sembra davvero forse la rappresentazione di una grande tragedia. In realtà io me la sento questa tragedia addosso. Me la sento perché anche come sofferenza personale, ed è davvero difficile trasferire questa sofferenza che ciascuno di noi porta dentro, perché io non riesco a capire come sia possibile che delle persone, dei minori che attraversano la rotta vengano bastonati dalla polizia croata, vengono morsi dai cani e vengono buttati nei boschi. Cioè, qui siamo veramente non solo alla costruzione di un'Europa fatta di muri, di filo spinato e quant'altro, ma siamo nella pratica dell'annientamento della persona, dello sterminio della persona. Non voglio usare termini troppo ampi e troppo impegnativi, ma sinceramente me li sento addosso. Ecco, questo senso di responsabilità, a mio avviso, va incanalato in nuove alleanze. Ripeto, le dobbiamo ricostruire. Le alleanze fatte con giornalisti intelligenti, capaci di riprendere immagine in mano il mestiere del giornalista. In Bosnia sono morti molti giornalisti perché non avevano voglia e non sentivano la logica di stare nei grandi palazzi a raccontare che cosa accadeva a Srebrenica piuttosto che a Sarajevo o a Tuzla. Andavano a raccontare. Certo, ci vuole coraggio, ci vuole anche il coraggio dell'indignazione, ci vuole anche la capacità di svolgere un mestiere e che ha un'etica.
Io credo che di giornalisti ce ne sono davvero tanti che possono fare questo. Come ci sono tanti attivisti che hanno il desiderio di esprimere materialmente e concretamente questo sdegno e questa vergogna in azioni concrete. Quello che manca molto probabilmente è ancora il luogo politico che può legittimare questo. E con luogo politico non intendo semplicemente il luogo partitico, le rappresentanze di governo. Intendo dire che abbiamo passato appunto, per questo il richiamo di Genova, ma anche il richiamo ai social forum, credo che l'ultima mobilitazione grande di impegno sia stata il referendum sull'acqua. Ecco, noi dovremmo riuscire in qualche modo a far diventare il bene ultimo, il bene comune quanto l'acqua, davvero il diritto e la dignità di queste persone. Se noi riuscissimo a mobilitare di nuovo in un ambiente politico fatto di quello che Hannah Arendt diceva il luogo dove possono brillare le qualità umane, ecco, le qualità umane noi le troviamo ascoltando l'altro, dando vita, dando voce all'altro, alle loro storie, senza idealizzazione, senza idealizzarlo, prendendolo per quello che è, confrontandolo con quello che siamo noi, senza pensare che quello che siamo noi è la verità assoluta. Ecco, io credo che ci sia bisogno appunto di costruire nuove alleanze, credo che ci sia anche bisogno di un pensiero utopico, di immaginazione. Credo che non a caso dico questo nel 25esimo della morte di Alex Langer, questo pensiero utopico dell'Europa, di un'Europa che si possa rifondare. A me piacerebbe davvero rifondare il manifesto di Ventotene, cioè riprenderlo in mano e riscriverlo, renderlo contemporaneo. Non lo può fare l'Europa, lo possiamo fare noi. Ecco, so di non aver dato risposte, di aver dato alcuni spunti. Spero di avere in qualche modo trasferito la complessità che sta all'interno di quello che noi vogliamo fare e forse anche l'altro discorso dove noi siamo perdenti molte volte nella comunicazione, è che per raccontare queste cose ci vogliono i tempi giusti. E il tempo della comunicazione spettacolo non ci dà questi tempi. Ci dà slogan che probabilmente sono efficaci, che raggiungono la pancia, ma non smuovono la testa. Lasciano la testa dov'è e la pancia continuano a farla brontolare inutilmente. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione e concluderei qui. Per il momento. Grazie Agostino per questa testimonianza viva, per aver ricordato anche Alexander Langer e anche per averci costruito una traiettoria che ci dice di un'onda lunga, nel senso che ci sono voluti anni per arrivare qui, ci sono voluti eventi grossi, Genova l'11 settembre e la parte di comunicazione, la parte delle narrazioni sono soltanto una concausa, un aspetto insieme agli altri, ma noi crediamo anche un aspetto rilevante. È per questo che chiedo adesso a Paola Barretta di prendere la parola. Paola Barretta è una ricercatrice per l'Osservatorio di Pavia, si occupa di racconto mediatico delle migrazioni ed è la curatrice del famoso rapporto annuale sulla rappresentazione del tema migratorio nei media italiani che viene fatto ogni anno da Carta di Roma. Paola, grazie. Grazie dell'invito, grazie delle suggestioni che sono state avanzate da Agostino Zanotti, alcune delle quali cerco di riprenderle e partirei proprio da alcuni concetti che Agostino ha sviluppato per riallacciarmi a una sintesi di quella che è stata la comunicazione negli ultimi anni sull'immigrazione.
cerco di essere, insomma, cerco di andare per parole chiave, poi nel caso approfondiamo i diversi punti nel corso dell'intervento. Una parola chiave è accoglienza ed è una delle parole che ha registrato i maggiori cambiamenti nei termini della rappresentazione mainstream. Con un'avvertenza perché il rapporto che ho curato negli ultimi anni per l'Osservatorio di Pavia, sono anche da 2 anni la coordinatrice dell'Associazione Carta di Roma. Ecco, questo rapporto era nato ormai 6 anni fa con l'idea di capire in che modo e se soprattutto era in corso un cambiamento del racconto dell'immigrazione nei media mainstream. Cioè il nostro punto di riferimento erano quei media che Chiara Ferrari di Ipsos definisce i media che vengono seguiti da un ampio numero di persone, cioè i telegiornali di prima serata, i quotidiani, cioè quei media che in qualche modo formano, contribuiscono a formare l'opinione pubblica perché vengono seguiti da un ampio numero di persone. Il che non significa che non ci siano Annalisa Camilli, è qui insomma a rappresentare una testata che ha fatto sempre scelte molto nette, molto chiare rispetto al racconto della migrazione dei suoi protagonisti. Il nostro sguardo invece ha sempre riguardato appunto telegiornali di prima serata e la stampa, cioè i quotidiani, Corriere, la stampa, Repubblica, piuttosto che il giornale. E da 2 anni abbiamo inserito anche il Fatto Quotidiano. Quindi un po' quei media che appunto si dice nelle teorie mass mediologiche fanno l'opinione, in questo caso, degli italiani. Un'avvertenza perché appunto ci sono ottimi contenitori e ottimi contesti, ottimi testate che hanno fatto altre scelte rispetto ad alcune narrazioni che sono diventate in qualche modo dominanti. Il nostro scopo iniziale, che poi ha avuto conferma nel corso degli anni, era stato quello di capire appunto in che modo il discorso dell'immigrazione fosse entrato ad un certo punto nelle dibattite pubblico e politico e su quali linee si svolgesse, quali fossero le direttrici principali, le parole, i frame, cioè i quadri narrativi entro cui questo fenomeno veniva raccontato. E l'accoglienza è proprio uno dei temi intorno al quale c'è stata una vera e propria discrasia, una vera e propria frattura tra un momento che è stato quello, pensando agli anni a noi più recenti, considerate che il monitoraggio inizia intorno al 2011-2012. Una prima frattura si verifica proprio all'indomani del naufragio del 3 ottobre, di Lampedusa. Una frattura perché lì inizia una narrazione che è fondata sull'accoglienza. I media, in qualche modo, raccontano la drammaticità del naufragio e inquadrano la maggior parte di notizie sull'immigrazione in una cornice che è rassicurante e che è centrata proprio sulla dimensione dell'accoglienza, cioè della gestione di un fenomeno che non è emergenziale, ma che è un fenomeno al pari di tanti altri che può essere gestito dalla politica. E c'è una ricaduta politica che è, non a caso, la scelta di Mare Nostrum, che peraltro poi durerà pochissimo, ma queste insomma sono altre considerazioni. La visita anche simbolica del Papa, vi ricordate, Papa Francesco a Lampedusa, la foto che ricordava Agostino Poc'anzi di Alan Kurdi, del bimbo, anche lì c'è cioè una foto che probabilmente viene dimenticata, ma che genera in quella fase, e siamo tra il 2014 e fino all'inizio del 2015, ancora una cornice complessivamente favorevole al tema. La prima frattura si verifica proprio per quando, e adesso vi mostro anche, condivido anche lo schermo mostrandovi una slide, quando la cornice inizia a modificarsi.
inizia a modificarsi perché alcuni eventi, innanzitutto di criminalità, eventi di criminalità che vengono coperti e che occupano intere agende di telegiornali, 6, 7, 8 notizie, vi ricorderete probabilmente lo stupro di Rimini, con addirittura telegiornali che dedicavano nell'arco di una stessa edizione 15 servizi alla ricerca dei protagonisti, delle, una sorta anche di voyeurismo, no? Sulle dinamiche del fatto grave, ma come potete immaginare un fatto di cronaca al pari di tanti altri. La criminalità, la questione sanitaria, la questione delle malattie e la questione poi degli arrivi che, insomma, che poi Annalisa Camilli ha descritto egregiamente nel libro La legge del mare, cioè per arrivare poi alla fase in cui la rotta stessa del Mediterraneo centrale è al centro della narrazione mainstream, rientra il codice di condotta e quindi tutta la questione legata alla criminalizzazione della solidarietà, e una cornice che è complessivamente, io definirei, divisiva. Divisiva perché è una cornice che è caratterizzata dalla polarizzazione di tipo politico. E questo si vede anche in ambito giornalistico, perché indipendentemente da ciò che si pensa dell'immigrazione, ad un certo punto sembra quasi che sulla scia della centralità nell'agenda politica e quindi nell'agenda pubblica e quindi in quella mediatica, si debba prendere una posizione sul tema immigrazione. Quindi in qualche modo che tutti siano costretti, anche chi aveva una visione in qualche modo neutrale rispetto al fenomeno, deve prendere posizione. E non a caso alcune posizioni anche di professionisti della comunicazione vengono radicalizzate e a loro volta queste polarizzazioni generano ulteriori divisioni. E vi mostro questa, nel frattempo, questa slide che secondo me è interessante, approfitto per condividere lo schermo, un attimo di pazienza, ecco, vedete la slide? Sì, sì, vediamo bene. Quindi è la nostra cosa. Noi venereremo che cosa? Ecco qua. Ecco. Come vedete c'è un incremento, cioè sono le prime pagine dei quotidiani, l'andamento dei telegiornali è praticamente identico, anzi con dei picchi superiori in realtà nel corso dell'ultimo anno del 2019. E cioè, come vedete, dalla foto, dalla cosiddetta svolta europea e con la pubblicazione della foto del piccolo Alan, si arriva ad un record di notizie nel corso del 2019, siamo all'inizio del 2019, con al centro il decreto sicurezza e la Sea Watch, cioè un frame narrativo che è completamente differente rispetto a quello di pochi anni prima. E nel corso, a partire dal 2017, dallo stupro di Rimini in poi, il codice di condotta, la chiusura dei porti, il fatto che nel 2019, facendo un'analisi della stampa, la parola chiave sia la chiusura e l'hashtag chiusura dei porti è indicativo del fatto che il frame rispetto alla situazione precedente è completamente cambiato. E in questo frame di chiusura scompaiono quasi completamente le frontiere e i confini. E non è un caso che la centralità della rotta del Mediterraneo, narrata in quel modo, che mediaticamente, passatemi insomma la forzatura, però mediaticamente funziona, perché c'è un apparato iconico dell'arrivo, del fermare le navi, cioè che è lo stesso, se vi ricordate, di anni prima sulle frontiere, la rotta dei Balcani, con il muro, il filo spinato, cioè una chiusura che ritorna nella narrazione e che in qualche modo
vive e si abbina a una serie di racconti che hanno proprio al centro la chiusura delle frontiere. E secondo me è altrettanto interessante, poi se può esservi, insomma, se può essere interessante, poi trovate il rapporto della Carta di Roma, sia nel sito dell'Osservatorio di Pavia che in quello della Carta di Roma stessa. Cioè, quello che è interessante è che ad accompagnare questo cambiamento di prospettiva, questo cambiamento narrativo, ci siano alcuni elementi di continuità. Alcuni elementi di continuità e altri di novità. La novità principale è la centralità della politica, perché da un certo punto in poi, e siamo in concomitanza poi anche con degli abbiamo perso Paola. Aspettiamo un secondo, vediamo se ritorna la connessione. Sì, molto bene. Zemmour. Provo a scriverle un messaggio magari su WhatsApp, ma non so se lo guarda. Forse è uscita, sta provando a rientrare, aspettiamo ancora un attimo. Intanto possiamo ricordare ai partecipanti che se avete delle domande potete pure scriverle nella chat, sarà nostra premura riportarle poi agli speaker, e che appunto finiti gli interventi possiamo fermarci ancora qualche minuto insieme per vedere di rispondere eventuali domande. Questo audio che io sento, da dove arriva? Lo sento soltanto io? Adesso tutti muti, non so se vogliamo. In questi casi si dice il bello della diretta. Esatto, ma ormai non ci siamo abituati agli scherzetti che ci fa sì. Zoom, quindi manteniamo la calma. Perché l'Italia, diciamo, ha una rete ottica ben presente, stabile. Vabbè. Eccola. Eccola qui. Ok. Scusate, mi è andata, è caduta la linea. Sono con una connessione che ha dei problemi. Scusatemi tanto per l'interruzione. Appunto stavo dicendo che un elemento di novità rispetto alla politica si è accompagnato poi ad una centralità sia, come dire, una centralità della politica intesa però come dibattito politico. Cioè, tutti vi ricordate, insomma, che spesso, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, la fonte della notizia è il dibattito stesso della politica sul tema migrazione, ma non tanto la questione specifica o più questioni specifiche rispetto alla migrazione e ai suoi protagonisti. E questo, secondo me, cioè che l'esternazione diventi una notizia non è una novità. Che però sia una pratica costante quando si parla di immigrazione, questo dato segnala un cambiamento rispetto ad anni precedenti in cui, cioè, immaginate un'agenda dei temi dell'immigrazione in cui più o meno la metà è occupata dalla gestione dei flussi migratori e un 30% la criminalità e la sicurezza, un 30% dell'accoglienza. Ecco, questo dato, questa fotografia negli ultimi anni vede la centralità dei flussi migratori e l'accoglienza che è del tutto residuale, che occupa 5, 6, 7% dell'agenda.
sia nei telegiornali sia nella carta stampata. Quindi una progressiva erosione di tutto quello che ha a che fare con l'inclusione, con le pratiche di gestione e appunto di inclusione nei diversi territori. Un'ultima cosa, poi insomma, un elemento che spesso ritorna anche nelle formazioni ai giornalisti, che è la questione delle voci della migrazione, che è un tema insomma caro a molti dei giornalisti che svolgono appunto con accuratezza e con professionalità il proprio lavoro. Cioè il fatto di dare centralità, cioè se voi pensate, il fenomeno della migrazione è un fenomeno di portata epocale che non ha voce, perché le voci sono della politica, sono degli esperti, nella migliore delle occasioni sono dei rappresentanti delle associazioni, ma spesso è un fenomeno che non ha la voce dei diretti protagonisti. Quando ce l'ha, in molti casi è una testimonianza stereotipizzata, perché abbiamo l'immagine, no, della persona sofferente, della persona, cioè, il che non significa che non ci debba essere, ma quando quell'immagine è la sola immagine, tutti noi poi nell'avere, nel crearci noi stessi un immaginario, pensiamo alla domanda che viene rivolta: ma chi è per te l'immigrato in Italia? Poi tutti noi che abbiamo contatti nelle scuole con le persone ci dicono: è la persona di colore che arriva sul barcone, quando invece sappiamo dai dati Istat che la situazione in Italia della presenza straniera è molto diversa rispetto a quella mediatica. E quindi il fatto di dare centralità di dare voce ai protagonisti è cruciale, e i protagonisti sono molteplici: richiedenti asilo, migranti, rifugiati, seconde generazione, quindi tutta la questione del diritto della cittadinanza, la questione della regolarizzazione, che è non a caso divenuta al centro quest'anno, perché quest'anno si è parlato poco di immigrazione. Uno dei temi che ha in qualche modo innalzato l'attenzione di nuovo si collega all'agenda politica e al fatto che la regolarizzazione è entrata nell'agenda dei media mainstream, perché è un tema che è entrato in modo divisivo nell'agenda della politica. E quindi insomma la questione delle voci, diciamo che il rapporto del 2019 ha fotografato una novità rispetto agli anni precedenti, una novità positiva, che è quella non tanto della quantità, che rimane bassissima. Cioè voi pensate che la voce dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo nei telegiornali di prima serata è di circa il 7%, la percentuale sul complessivo dei servizi sull'immigrazione è lo 0,2% se guardiamo all'agenda nel suo complesso. Quindi quando intervengono in servizi che hanno a che fare strettamente con la migrazione, non al di fuori, non per servizi in cui si parla dell'emergenza ambientale piuttosto che delle pensioni o della sanità. Però detto questo, all'interno di questa presenza c'è stato un significativo aumento della visibilità delle persone, appunto migranti e rifugiati, nella sfera dei diritti, cioè come agenti attivi in termini di rivendicazione di diritti, di organizzazione, di presenza nei territori e di appunto rappresentazione, di racconto di una società multietnica che di fatto è molto presente nella realtà e magari lo è molto meno mediaticamente. Ecco, questi insomma gli spunti, poi insomma su alcuni torneremo insomma molto volentieri. Grazie Paola e grazie per aver ricostruito le tendenze della rappresentazione mediatica in Italia. E ci sono delle conferme, ci sono anche delle discontinuità, vedremo dopo se riusciamo a parlarne un po' anche con i partecipanti, se l'emergenza sanitaria sta smuovendo qualcosa, sta aprendo degli spazi per discorsi nuovi e in che misura e come eventualmente cogliere questa opportunità. E quindi passo ora la parola ad Annalisa Camilli,
questa è la parte, proprio la voce di una giornalista, quindi di un'autrice, di una protagonista di questi racconti, una firma nota di internazionale, si occupa moltissimo del tema migratorio, ha scritto anche un libro, La legge del mare, che è uscito l'anno scorso. E ad Annalisa, che ringraziamo ovviamente per essere qui, chiediamo appunto di portarci il punto di vista dell'operatore dell'informazione, che nella quotidianità si interroga sulle scelte da fare, sulle parole da utilizzare. Annalisa, grazie. Grazie, grazie a voi, grazie anche agli ospiti e agli interlocutori che mi hanno preceduto, e proprio mi riallaccio a alcune delle cose dette da Paola poco fa per cominciare questa riflessione, che vorrei fosse più che altro ricca di questioni, di domande. Io ho più domande che certezze. Questo sempre nel mio lavoro, è il mio lavoro, insomma, fare domande, portare questioni, diciamo così. Mi riallaccio a quello che diceva Paola su come negli ultimi anni abbiamo visto una presenza importante della politica e un'egemonia della politica sul racconto delle migrazioni, e questo ha radicalizzato le posizioni, la polarizzazione delle posizioni sulla questione migratoria, e c'è stato un atteggiamento in qualche modo, io credo, anche subalterno da parte di una parte delle associazioni o di una parte, diciamo così, delle organizzazioni e anche dei giornalisti, anche della stampa, come illustrava molto bene Paola con le analisi fatte dall'Osservatorio di Pavia, di subalternità da parte anche della stampa, ma anche delle organizzazioni non governative, delle associazioni che si occupano di immigrazione, per cui c'è stata una specie di inversione dei ruoli. Invece di imporre la propria agenda alla politica, di lanciare in qualche modo delle provocazioni anche lì alla politica, di chiedere alla politica di raggiungere alcuni obiettivi, di fare da spina nel fianco alla politica, c'è stato un po' un contrapporsi, no? Usando un altro strumento che è stato centrale, secondo me, che ha determinato un mezzo che ha determinato il messaggio, che sono stati i social network, cioè l'uso importante, massiccio della comunicazione politica. L'uso dei social network da parte della comunicazione politica ha imposto i termini del messaggio, i termini della discussione sull'immigrazione, e ha fatto sì che anche si polarizzasse ancora di più la questione sull'immigrazione, che chi anche contrapponendosi, no, con l'obiettivo di contrapporsi semplicemente a una certa visione del mondo, usasse quel mezzo come mezzo prioritario, e quindi però scegliendo una visione spesso semplicistica, spesso una visione binaria, no? Che ripropone in qualche modo i termini di amico nemico, noi e gli altri, anche in senso positivo, quindi una narrazione positiva dell'immigrazione che però è altrettanto falsa, diciamo così, altrettanto lontana dalla complessità della realtà. E quindi è stato molto difficile in questi anni per i giornalisti fare il loro lavoro, che non è né fare una comunicazione positiva dell'immigrazione, né solo riportare la voce e l'agenda dei politici, ma dovrebbe essere quello di essere una spina nel fianco appunto del potere, e quindi raccontare quali sono gli effetti delle politiche sulla vita delle persone, denunciare quali sono gli effetti delle politiche sulla vita delle persone, cercare delle responsabilità, cercare chi sono i responsabili, e poi il più possibile in qualche modo portare l'attenzione sulle questioni che sono di interesse pubblico e senza ombra di dubbio, che quindi riguardano tutti, no? L'intera comunità, l'intera società, e senza ombra di dubbio i movimenti globali di persone sono una questione
di interesse pubblico. Io, diciamo, dal mio punto di vista, che chiaramente è un punto di vista molto particolare, molto situato, di una giornalista che si occupa di questi temi, che ha avuto la fortuna e il privilegio di potersene occupare in una testata che ha un punto di vista internazionale, che quindi ci ha abituato e ci chiede il più possibile di raccontare anche l'Italia, anche il nostro paese, con un approccio come se stessimo sulla Luna, quindi con un approccio, con una presa di distanza, no? Anche dal mondo politico italiano, ho notato, diciamo, una radicalizzazione appunto del discorso, paradossalmente anche da parte delle associazioni, delle organizzazioni che si occupano di immigrazione e che seguono questi temi da molti anni e che cercano appunto di fare pressioni sulla politica su questi temi e una maggiore ricerca di controllo del messaggio e quindi una maggiore chiusura da parte di queste associazioni rispetto anche alla voce non solo dei protagonisti delle migrazioni, quindi i migranti, chi si muove, no? Ma anche degli osservatori, degli esperti, quindi meno interdisciplinarietà e più ricerca del controllo delle informazioni da parte delle organizzazioni che si occupano di questi temi. E questo io ovviamente lo giudico negativamente e poi dirò perché. Io personalmente ho cercato in questi anni mantenere appunto un metodo nel raccontare l'immigrazione e nell'imporre, diciamo così, notiziabilità, no? La scelta, diciamo, della notizia anche alla mia redazione, nelle discussioni con gli altri colleghi, con i caporedattori, e anche con i lettori, no? Nel difendere anche le scelte che abbiamo fatto in questi anni con i lettori. Il metodo che ho cercato di usare è quello di, appunto, il più possibile dare voce ai protagonisti dei movimenti migratori, perché ritengo che l'unicità di quelle voci, la testimonianza diretta, diciamo così, di chi il vissuto, l'esperienza migratoria l'ha avuto, è il miglior modo di rappresentare la complessità, appunto, delle motivazioni che spingono le persone a partire, ma anche di che cosa significa ancora oggi attraversare la frontiera, anche in Europa, appunto, anche all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Questa è stata la prima, diciamo, indicazione che ho cercato di seguire, il più possibile raccontare l'unicità delle storie rispetto invece a una narrazione che evidentemente usa i numeri, ma usa i numeri spesso, diciamo, e l'abbiamo visto moltissimo, e qui ci sono delle analogie, se volete poi ne parliamo, con come abbiamo raccontato la pandemia, come abbiamo raccontato la crisi sanitaria. Ci sono molte, molte analogie rispetto all'emergenza migratoria, come è stata raccontata la crisi migratoria, che anche lì appunto ha avuto spesso, no, i termini di un'emergenza. Allo stesso modo abbiamo ritrovato degli stessi vizi, no, nel raccontare la crisi sanitaria. Quindi le persone come numeri, per distanziarsi, differenziarsi invece e appunto essere più vicini alla realtà, più aderenti alla realtà, raccontare l'unicità delle storie, l'unicità delle motivazioni anche individuali, dei percorsi individuali. E insieme però tenere sempre queste storie nel quadro del contesto e quindi far parlare gli esperti il più possibile, sempre interpellare gli esperti. Voi mi direte, ma questo ha funzionato? Sì, ha funzionato nel senso che poi queste persone, quando vengono interpellate, hanno molte cose da dire e molte cose inaspettate e che sorprendono i lettori, che sono poi quelle che i lettori vogliono conoscere, vogliono sapere. Il più possibile, per esempio, raccontare la frontiera
che già di per sé in qualche modo estremizza alcune contraddizioni, raccontarla non solo con la prospettiva di chi la attraversa, ma anche con la prospettiva di chi ci abita alla frontiera, no? Questo è stato un modo, per esempio io sono stata recentemente in Bosnia, e per me raccontare quella frontiera non poteva non passare dal raccontare che a Biac i campi profughi sorgono dove passava la linea del fronte, che cosa significa per quel territorio vivere una crisi migratoria, vivere l'esternalizzazione della frontiera europea in un paese che ancora fa i conti con le ferite della guerra e con le ferite dell'essere stati loro stessi una popolazione di profughi. Abbiamo molta fiducia, no, nell'empatia, pensiamo che l'empatia basti a raccontare, a trasmettere le storie. Non è così, l'empatia non basta, anzi spesso, ed è molto usata anche dai giornalisti, io invece continuo a credere che non basti e che anzi sia un fare troppo leva sul lato emotivo, appunto, del racconto sull'immigrazione. Un'arma a doppio taglio, può risultare più facile appunto per piazzare, per vendere, in questa logica da venditori che ci impongono appunto i social network alcune storie, no? All'inizio, ma in realtà sul lungo periodo indebolisce il racconto, perché è come se parlasse, rendesse le storie tutte uguali, no? E lì veniamo al cuore, secondo me, della questione sulla narrazione che riguarda i migranti e l'immigrazione. Io credo che tutti quelli che si occupano di migranti e di immigrazione dovrebbero leggere alcuni capisaldi, quelli che per me sono alcuni capisaldi della scrittura, e tutti questi capisaldi hanno a che fare con i Balcani, ed è, cito appunto, La guerra in casa di Luca Rastello, una riflessione che ancora oggi io trovo estremamente attuale, come se non volessimo fare i conti con quella riflessione, con quel racconto della guerra e della migrazione, a raccontare quello che viene prima della scelta migratoria e quello che viene dopo la scelta migratoria. E questa è la sfida, no? Dei giornalisti, ma anche degli attivisti, di chi si occupa di immigrazione per passione o per professione. Allora, La guerra in casa di Luca Rastello, è stato già citato Alexander Langer, alcune pagine di Alexander Langer, penso al viaggiatore leggero, ma a molti scritti. Poi magari insieme ne leggiamo alcuni pezzi, no? Alcune frasi, alcuni stralci. Ecco, come non pensare alla provocatorietà di quelle posizioni, a quanto siano state poco raccolte da gran parte di chi oggi si presenta anche come successore, diciamo così, no? Che ha raccolto in parte anche quelle eredità. Ma penso anche a Susan Sontag, che è stata un'altra testimone della guerra nei Balcani, che ha scritto un libro per me fondamentale, che è Davanti al dolore degli altri. Sontag scrive oppure odio essere una vittima. O penso a Daniele Giglioli e alla sua critica della vittima. Io credo che chiunque si occupi di immigrazione deve fare i conti con le distorsioni della retorica della solidarietà e della retorica del vittimismo. Il vittimismo in qualche modo può funzionare, quindi un racconto molto emotivo della migrazione, che costringe però in qualche modo anche le persone di origine straniera, i migranti, agli stereotipi da cui loro poi per tutta la vita spesso cercano di sottrarsi, no? Cercano di distruggere quell'immagine di sé che hanno dovuto dare, per esempio il fatto di dover mostrare le ferite, dover mostrare la sofferenza, doversi mostrare sempre denutriti o torturati, no? Io credo che questa appunto sia stata una scorciatoia
usata da moltissima comunicazione che si occupa di questi temi e anche da molti giornalisti che si occupano di questi temi, l'abuso per esempio dei bambini, delle storie sui minori, delle storie dei bambini, no? Contribuisce di fatto a quella che definiamo poi l'infantilizzazione delle persone straniere, che di nuovo è uno stigma, no? Da cui non si liberano mai, non si liberano mai neppure le seconde, le terze generazioni, quelli che nascono, vivono, crescono in Italia. Tutto questo per dire che io credo che è il tempo in qualche modo di farsi anche delle domande, no? Rispetto all'efficacia delle campagne che si portano avanti e per quanto mi riguarda appunto anche delle storie che racconto. Io credo che innanzitutto sarebbe bene che i giornalisti facessero giornalisti, le organizzazioni che della società civile facessero le associazioni della società civile e la politica facesse la politica, no? In questi anni abbiamo visto molte commissioni, e questo non vuol dire che non ci debba essere un'alleanza anche, un rapporto molto forte tra le associazioni, le organizzazioni della società civile, i giornalisti e la politica, ma è giusto in qualche modo che ci sia un rapporto dialettico, no? tra queste diverse espressioni, no? Della società. Questo secondo me è fondamentale, per esempio. L'altra questione è superare, questo sia da giornalisti, per noi giornalisti uno dei temi è sempre quello di farsi capire, no? E di portare all'attenzione, e questo diciamo nella mia redazione è molto forte questa istanza, noi abbiamo un copy editor che riscrivono a volte i pezzi che scriviamo perché l'obiettivo, come ci insegnano, diciamo, è di farsi capire dalla casalinga, la famosa casalinga di Voghera, no? Io credo che in questi anni si è andati verso una specializzazione che forse è stata eccessiva, no? Rispetto al tema dell'immigrazione da parte di anche delle organizzazioni che se ne occupano. Questo ha portato una grossa competenza, che ovviamente non è un male, perché la competenza, la comprensione dei fenomeni, l'aumentata comprensione dei fenomeni dovrebbe aiutare, no? A organizzare per esempio delle politiche, però per altro verso ha portato all'uso, all'utilizzo di un linguaggio spesso iniziatico, no? Che è per iniziati, per persone che conoscono già il tema, che sono già molto dentro le questioni migratorie. E poi è nata una specie di, cioè anche i giornalisti che si occupano di questi temi sempre di più si specializzano, no? E di nuovo questo è un bene, perché la migrazione è un tema estremamente complesso ed è un bene che i giornalisti si specializzino, però quello che si è andato perdendo, io credo, è un po' la visione d'insieme. E questa visione d'insieme è fondamentale per comprendere qual è il peso dei temi, delle denunce che si vogliono portare all'attenzione pubblica rispetto a tutto il resto. È come se appunto le persone d'origine straniera per certi versi fossero viste soltanto di nuovo rispetto al passaggio che hanno fatto dalla frontiera, no? Fossero viste soltanto rispetto a quell'aspetto lì. E l'effetto poi di fatto è stato quello di allontanare le organizzazioni che si occupano di immigrazione dal resto della società, a rendere incomprensibili a volte certe istanze. Per certi versi la pandemia, la crisi sanitaria, ha riportato una visione del mondo unitaria, e quindi in questo senso è un'occasione, no? Perché tutti abbiamo sperimentato, per esempio, alcune limitazioni, alcune difficoltà che vivono le persone d'origine straniera, la vulnerabilità per esempio dei corpi, veniva ricordato prima Achille Bembé, la necropolitica, no? Il fatto che si possa decidere in base a dei principi arbitrari chi ha il diritto di vivere e chi invece può essere lasciato morire. Abbiamo visto alcune contraddizioni, le morti di massa, no? Le fosse comuni addirittura
in alcune delle aree più ricche del pianeta, penso alle fosse comuni a New York o all'altissimo tasso di mortalità nella provincia più ricca d'Italia. Per certi versi, quindi, è come se le questioni su cui abbiamo riflettuto da specialisti dell'immigrazione fossero oggi più universali. È come se oggi si potesse portare, per esempio, appunto, la riflessione sulla vulnerabilità, sul corpo, sulla differenza anche dei corpi, sulla differenza di accesso ai diritti, si potessero portare ancora di più all'opinione pubblica. E però c'è un però, c'è da fare un lavoro enorme di non usare appunto quel linguaggio specialistico che per certi versi è rassicurante, confortante, ci posiziona, no? Rispetto anche alle altre organizzazioni. Un'altra riflessione un po' provocatoria che mi viene da fare, su questo ripeto, ho più domande che risposte, che certezze, ve le pongo. Quanto in questi anni il fatto che le organizzazioni che si occupano di immigrazione dipendano moltissimo dai finanziamenti che ricevono, dai progetti che riescono a presentare, le abbia poste, diciamo, le une rispetto alle altre, non con un'ottica appunto di collaborazione, di interdisciplinarietà, di sguardi che si incrociano, ma di competizione e quindi di posizionamento per certi versi. Anche su questo è stato molto difficile anche per noi giornalisti che ci occupiamo del tema orientarci in certi momenti, figuratevi per l'opinione pubblica. Figuratevi per, penso sulle regolarizzazioni, no? Io ho visto organizzazioni diverse dividersi su delle sfumature rispetto alle regolarizzazioni. Io credo che sia giusto, diciamo, avere posizioni diverse e anche che ci sia una dialettica forte, no? Tra le organizzazioni su queste questioni, ma poi penso che rispetto alla comunicazione su questi temi, come dicevo, le questioni vadano poste in un'ottica più generale. Le persone di origine straniera vadano raccontate come lavoratori, come lavoratrici, per esempio, il più possibile. Le questioni sull'immigrazione vadano poste rispetto alle leggi che regolano l'immigrazione, che spesso determinano la situazione alla frontiera. Le comunità vadano raccontate non solo con la prospettiva, cioè il più possibile con la testimonianza originale di chi è appena arrivato, ma anche con la prospettiva di chi in quelle società vive, della comunità ospitante, diciamo così, no? E più possibile con un'ottica che superi il noi e il voi, che trovi in qualche modo le questioni che sono comuni. Io penso che questo in fondo già c'è, no? Cioè, penso alle rivendicazioni nel mondo del lavoro. Mi è capitato in queste settimane di coronavirus di raccontare i lavoratori essenziali. I lavoratori essenziali nella maggior parte dei casi erano lavoratori d'origine straniera. Io in quel caso stavo scrivendo dei pezzi di lavoro ed economia, diciamo così, ma stavo scrivendo anche dei pezzi di immigrazione, perché la maggior parte di quelle persone non è cittadina italiana, ha un permesso di soggiorno, e quindi in qualche modo raccontavo delle contraddizioni che riguardano chi ha il permesso di soggiorno e chi è nativo italiano, le condizioni nei posti di lavoro, in quelli che sono considerati i servizi essenziali. Penso ai lavoratori della logistica, penso alle colf, alle badanti, penso ai braccianti nell'agricoltura. Quindi queste un po' sono le mie, diciamo, questioni più che soluzioni. Io credo che nelle organizzazioni, sia giusto, per esempio, non rinunciare a delle prospettive radicali che immaginano il futuro, cioè immagina quello che non è già qui, e il mondo come dovrebbe essere, diciamo così, e che quindi si pongano come uno stimolo e come appunto rispetto alla politica, rispetto alle politiche, e non come appunto in una prospettiva, in un'ottica di subalternità e di
per cui le questioni che vanno di moda in quel momento vengono ritwittate, ricavalcate, e il più possibile tutto questo, io credo, vada affrontato in un'ottica di interdisciplinarità, diciamo così. E ci sono alcune parole appunto di Luca Rastello, ma anche di Alex Langer, che vorrei usare, diciamo così, per porvi delle questioni, appunto. Luca Rastello, 1996, La guerra in casa. L'azione umanitaria acquista tanto più spessore quando si sgancia dall'ideologia umanitaria, da quell'immaginario nutrito di carità e supplenza che non riconosce la dignità e la responsabilità della vittima. A volte uno sguardo innocente è disposto anche ad uccidere per preservarsi. Vivere accanto a una diversità dolente spesso significa disporsi al fallimento, accettare l'importanza dei gesti. Il nostro bisogno allora si frantumava e si moltiplicava di domande, si traduceva nel bisogno di spezzare quelle linee soffocanti buono-cattivo, pace-guerra, Europa-Balcani, qui-là. Diventava quasi una domanda politica. Convivere significava esporsi al dovere di comprendere e all'eventualità di non essere compresi. E poi ancora Langer, con un libro che sto leggendo proprio in questo momento, Non per il potere, che è curato da Federico Faloppa, che inizia proprio così. Prima di tutto alcune domande. Cosa ci può realmente motivare? Cambiare il mondo o salvaguardarlo? Solidarietà come autocompiacimento? Abbandonare la radicalità? Etica della rivoluzione? Conseguenze della rivoluzione non violenta all'est? Navigare a vista? Esiste da qualche parte una linea di demarcazione tra amici e nemici? A chi ci si può affidare? Esiste un'ascesi che uno aiuta e uno forgia? Negare se stessi è credibile o pericoloso? Cosa ti dice il sud del mondo? Solo per cattiva coscienza, per cercare la salvezza altrove, vivresti effettivamente come sostieni si dovrebbe vivere? Io credo che appunto le organizzazioni che oggi, in questi anni, si sono occupate di immigrazione debbano porre molte domande alla politica, non debbano stancarsi di porle, e al resto della società, ecco, non sentirsi indeboliti, infiacchiti, diciamo così, anche dalla fatica che vuol dire dell'autenticità che hanno vissuto, e il più possibile dare voce appunto alle persone che in questi anni hanno sviluppato, e mi sembra molto evidente dalle manifestazioni, dalle ultime manifestazioni di Black Lives Matter, cioè ci sono generazioni, no? Di seconde, terze generazioni di immigrati, ma anche di cittadini italiani che non vedono, forse sarebbe il caso appunto di chiamarli così, di italiani che non vedono riconosciuti i loro diritti, e che oggi sono forse le voci più forti, no? da interpellare per qualsiasi campagna che si voglia fare sulla frontiera, ma non solo sulla frontiera. Grazie Annalisa, davvero prezioso il tuo intervento, anche perché parlare in una serata di Alexander Langer, di Rastello, di Susan Sontag non è semplice, non è stato voluto. Anche io avevo selezionato dei brani di Langer anche per ricordare l'anniversario della sua morte, che è occorso qualche giorno fa, però poi mi sono trattenuta perché non volevo allungare troppo la mia introduzione, e l'hai fatto tu, e anche di questo ti ringrazio. Allora, adesso non ci salutiamo ancora perché ci sono un po' di questioni che vediamo se riusciamo a far trattare anche dai nostri relatori, e io volevo trarre lo spunto, ringrazio Annalisa anche per la prospettiva critica, per gli interrogativi che il mondo dell'umanitario si deve fare, e dai tempi di Luca Rastello che sappiamo che la strada è costellata di errori. E forse proprio questo progetto nel suo piccolo è il tentativo che stiamo facendo di fornire anche alla società civile, agli operatori, delle chiavi di azione, di lettura e di azione per non commettere tanti errori che sono stati fatti e che vengono ancora fatti tutti i giorni nel momento in cui si tratta di migrazioni o di sud del mondo, di cooperazione internazionale. Sappiamo
Però Annalisa ha anche tirato fuori degli spunti utili per cercare delle nuove chiavi per costruire narrazioni nuove. Non lo fa il giornalista, perché il giornalista fa il giornalista, denuncia il potere, una spina nel fianco, come ha detto lei, ma i giornalisti sono sicuramente nostri alleati. Tra l'altro la tensione tra giornalismo e advocacy la viviamo tutti i giorni noi, anche come osservatorio, perché siamo una testata giornalista, ma non siamo soltanto quello, facciamo ricerca, partecipiamo a campagne, e già nel lavoro giornalistico, nella scelta che si fa di un tema, di una notizia o del modalità con cui si tratta la notizia, si prende comunque una posizione. Ed è comunque un'attenzione che noi viviamo e su cui ci interroghiamo. Però, tornando alle parole chiave di Annalisa, che ci riportano a noi, alla necessità, perché noi abbiamo anche necessità, bisogno di... Abbiamo anche tante domande e dovremmo tentare a questo punto di darci qualche risposta, non definitiva, non adesso, in 10 minuti, ma apriamo questo percorso, perché c'è tanta frustrazione in giro, c'è chi vuole agire, di chi vuole partecipare ad una movimentazione. Agostino parlava di una frustrazione di non trovare vie di scampo, cioè di non riuscire ad agire nonostante tutto quello che ci mettiamo. E non pretendo che le troviamo stasera o che le troveremo con il nostro progetto, però lo slancio c'è e l'attenzione verso questo obiettivo c'è. E quindi quando Annalisa ha detto, quando parliamo di, non parliamo necessariamente solo di migranti, ma parliamo di braccianti, visto che il virus ha riportato alla luce un tema, il macro tema del lavoro essenziale che era scomparso dall'agenda politica e mediatica, e quindi forse è quello che sta tentando di fare Aboubakar Soumaoro, che sta portando avanti un'agenda di diritti dei braccianti di tutti i colori, perché il lavoro deve trovare una nuova centralità in questo mondo in cui torna ad essere necessario immaginare dei meccanismi nuovi di redistribuire la ricchezza. Tornando anche un po' allo stimolo che era arrivato ieri da parte di Marco Binotto, che era un relatore del webinar di ieri, era un esperto, di docente anche di comunicazione alla Sapienza di Roma, negli Stati Uniti, e pensando a Black Lives Matter, stanno succedendo delle cose, si stanno aprendo degli spazi, e ad esempio raccontare la mobilitazione, non usando più l'espressione razzismo, ma usando l'espressione di giustizia razziale, già semplicemente pronunciando e inquadrando la problematica all'interno della cornice più ampia della giustizia, questo ci tira dentro noi, ci tira dentro un po' tutti, perché se quando si parla di razzismo, noi che siamo bianchi, viviamo nelle società occidentali, sappiamo che la cosa non ci interessa, riguarda sempre gli altri, difficilmente ne siamo vittime. Quando introduci una cornice narrativa più ampia, che può essere quella, così diceva Binotto, di giustizia razziale, lì qualcosa può succedere, si allarga lo spettro, è una definizione più inclusiva, così come sempre Black Lives Matter sta un po' rovesciando il frame della sicurezza, perché sono le forze di polizia che dovrebbero garantire la sicurezza di tutti, all'improvviso si scopre che in modo abbastanza sistematico usano violenza contro i cittadini, e quindi anche si sta scardinando anche quel meccanismo. E poi faccio un altro piccolo esempio che però ci riporta nella dimensione non soltanto della comunicazione, ma dell'incontro, che è un altro degli aspetti su cui bisogna stare, nel senso che il digitale ci allontana, e il digitale ci avvicina anche quando si tratta di mobilitarsi, è più complessa la storia. Però le persone quando si incontrano e si guardano negli occhi, condividono esperienze, e in questo incontro, quindi nella forza delle comunità locali, della vita associativa, delle persone che fanno cose insieme, che si incontrano, che stanno in mezzo alla strada, anche lì si possono aprire degli spazi. Bisogna tornare in questi luoghi, tornare più di prima, e la piccola storia che vi volevo raccontare, in realtà è un piccolo, in modo abbastanza casuale, e nasce dal racconto che mi hanno fatto alcuni colleghi di un progetto Storie di cinema, di racconto delle migrazioni attraverso il cinema, un'iniziativa che è stata organizzata a Trento, quando all'interno di una scuola un ragazzo richiedente asilo, che di solito viene presentato, non raccontato come vittima, che è un poveretto, è una persona denutrita, insomma una persona che sicuramente è dal lato sbagliato della storia, quando racconta
la sua vicenda e la sua mappatura, perché lui con Google Maps ha tracciato praticamente tutti i suoi spostamenti della sua lunga epopea di viaggio, agli occhi di questi ragazzi di una scuola superiore, all'improvviso da vittima è diventato un eroe pazzesco, perché è un ragazzo giovane, ha dimostrato di aver fatto un'impresa epica, ha dimostrato di avere grandissimo coraggio e all'improvviso si è ribaltato anche lì uno schema, si è creato un dialogo nuovo tra questi ragazzi, magari anche coetanei. E quindi può succedere, si può fare. Adesso non vorrei andare fuori tema, non vorrei neanche parlare troppo, però ad esempio nella città in cui vivo, Matera, oggi è partita la campagna di comunicazione di questa coalizione civica che sta lavorando da mesi per una proposta, per proporre un sindaco alle prossime elezioni. Si tratta di una coalizione che mette insieme diversi movimenti ecologisti, movimenti per i beni comuni, mesi e mesi di lavoro, di discussione. Oggi esce la campagna e lo slogan è "prima le persone". E allora noi che ci stiamo interrogando, noi come partner di questo progetto, ieri anche con Binotto, che ha detto dobbiamo uscire dal frame fatto dagli altri, perché se rimaniamo lì dentro siamo comunque all'interno della loro storia, siamo comunque all'interno del loro recinto. E mi viene da dire che prima le persone è uno slogan sbagliato, che non funziona, perché se si tratta di creare narrazioni che ci portino a degli immaginari radicalmente nuovi, cioè a cambiare argomento, a cambiare discorso, anche a spiazzare, e usare uno slogan come questo in realtà è un piccolo fallimento. Però anche io le risposte non le ho, le sto cercando. E quindi cerchiamo di, vediamo se i nostri relatori vogliono commentare o sulle mie suggestioni o sugli interventi degli altri. Però so che Agostino Zanotti tra un po' ci deve lasciare, quindi do la parola prima a lui e poi a chi agli altri, e poi vi raccogliamo anche qualche intervento dal pubblico. Grazie. Mi ha fatto piacere leggere alcune critiche, in realtà una... troppa filosofia, insomma, un po' ci siamo raccontati le cose addosso. Sì, un po' è vero, però mi ricordo che un'altra suggestione di Hannah Arendt era pensare politicamente e agire politicamente. Cioè abbiamo bisogno in qualche modo che ci sia un elaborato, diciamo, teorico che ci aiuti anche a cullare il pensiero critico, perché poi le nostre azioni diventino in qualche modo azioni che possano influire sui territori. Cioè, alcune volte quando parlo effettivamente succede che mi dicono vabbè, fai un po' di racconti eccetera. In realtà la mia caratteristica è proprio quella dell'agire. È quella però di un agire non scollegato dal pensiero. È fondamentale quello che noi stiamo facendo, ma anche tanti, tanti fanno. Cioè quello di riuscire in qualche modo a continuare a mettere in campo le critiche al pensiero, al discorso pubblico, eccetera, eccetera, con azioni. Ne posso elencare davvero tante. La cosa che, per esempio, bisogna fare quando diciamo dobbiamo sconfiggere la paura, eccetera, in qualche modo identifichiamo che chi ha paura è sempre la persona di destra, o chi è razzista è sempre la persona di destra. In realtà no, io ho visto molte amministrazioni di centro-sinistra che non hanno accolto un rifugiato perché avevano paura di perdere le elezioni, eccetera, eccetera. Però nel discorso pubblico facevano un grande effetto. Cioè, è proprio andare a snidare, credo di aver capito in qualche modo, interpretato
Questo nelle parole di Annalisa, cioè questo pungolo nell'andare anche verso le amministrazioni, tra virgolette, così amiche, nel pungolarle e incominciare a scardinare quegli stereotipi, quella retorica che appunto criticava Luca Rastello, per andare a realizzare le azioni concrete, che non vuol dire realizzare le buone pratiche, perché un'altra cosa che contesto è questo linguaggio. Noi ci raccontiamo delle buone pratiche, no? Quando va bene facciamo delle pratiche possibili oppure delle pratiche sperimentate. Le buone pratiche magari lasciamo che ce lo dicono dagli altri o chi le riceve queste pratiche, che siano loro a indicare la qualità di quello che facciamo. L'altra cosa che ho visto nel coronavirus è che un'esigenza, un'urgenza importante da parte dei rifugiati che accogliamo qui, appunto, rifugiati, richiedenti asilo, cioè bla bla bla, che era quella di contare qualcosa, cioè di essere in qualche modo utili, non solo ricettori di servizi con regolamenti e quant'altro. Ci chiedevano, ma noi che cosa possiamo fare? Possiamo andare a portare i pasti a casa? Possiamo costruire le mascherine? Possiamo portare i farmaci? Possiamo incontrare e farci vedere dall'opinione pubblica che anche noi svolgiamo un ruolo? Ecco, secondo me, quello di lasciare spazio anche a narrazioni fluide all'interno dei nostri territori che mettano insieme, diciamo, autoctoni e migrati e quant'altro, spontaneamente, di fronte a bisogni che emergono, è una cosa fondamentale. Ecco, questo forse ci interroga in quelle occasioni di creare dei vuoti. Alcune volte continuiamo a riempire spazi, faccio una critica al nostro associazionismo, alla cooperazione, eccetera, tendiamo a riempire di cose, di progettualità, di progetti, eccetera, eccetera. Forse magari alcune volte se ci fermassimo, lasciassimo un attimo il vuoto, cerchiamo di capire se c'è qualcun altro che lo può riempire con la loro con una nuova genuinità. Ecco, secondo me, mi fa molto piacere, Luca Rastello era un amico, ahimè, scomparso con questo grande testamento che ha lasciato, la lettera alle Pulci. Richiamavo i buoni, perché diciamo tutto questo pensiero critico che Luca ha scritto e che gli è costato anche molto dal punto di vista delle pratiche, tra l'altro era un candidato alla direzione dell'Osservatorio Balcani a suo tempo, però anche questo poi non è avvenuta, però ecco, nei buoni, cioè, ci racconta quello che noi siamo nella retorica quotidiana, nel nostro presentarci benissimo in racconti vari e poi nelle pratiche interne, dove in realtà siamo i peggiori di qualsiasi altro mondo che andiamo a criticare. E non ci può essere narrazione esterna senza un'autocritica interna, che non vuol dire continuamente lamentarsi, fare gruppi di psicanalisi o quant'altro. No, bisogna in qualche modo, appunto, incominciare a cogliere anche le proprie incertezze, i propri errori e saperli trasformare. Ripeto, noi siamo personalmente, anche se posso aver dato l'impressione di filosofeggiare, sono molto attaccato alla pratica e sono anche molto attaccato a quel perturbante che raccontava Freud, che sta all'incontro con l'altro. L'incontro con l'altro genera grande conflitto ed è quel conflitto che noi dobbiamo sapere in qualche modo maneggiare. Ci lascia col piatto sospeso. Ecco, questa,
diciamo, durante il coronavirus abbiamo visto, e continua questa scia, abbiamo visto come la fobocrazia è anche lo strumento per ridurre la democrazia, gli spazi democratici. Ci fanno ammalare di paura, e gli immigrati hanno avuto anche questa funzione, di farci ammalare di paura. Come dicevo prima, all'interno dell'umanitario si annidava il nemico, adesso all'interno dell'altro si annida il virus del coronavirus. L'altro è il contagio. Stiamo attenti a queste diciamo, pratiche che stanno uscendo, perché abbiamo bisogno di interrogarci ancora su questo presente per rilanciare un futuro un po' più dignitoso per tutti. Grazie Agostino, ti devo correggere solo su una cosa. Luca Rastello è stato direttore, il primo direttore di testata di Osservatorio, esatto, quando ancora ci chiamavamo soltanto Osservatorio Balcani. Sì, è vero, mi scuso. Grazie. E Paola e poi Annalisa, andiamo a chiudere. Allora, molto rapidamente raccolgo anche alcune sollecitazioni arrivate dalla chat. Rapidamente rispetto ai contesti di origine e alle suggestioni che sono emerse rispetto al Covid-19 a quella fase. Cioè, io credo che quella fase ha messo in evidenza, da un punto di vista informativo, l'assenza di alcuni temi che sono principalmente legati alla cosiddetta marginalità, per quanto non mi piaccia questo termine, però cioè, le periferie dell'informazione, che sono poi le periferie che si ritrovano in alcune collocazioni sociali ed economiche. Cioè che in questa fase si sia parlato poco di povertà educativa, di disabilità, di questioni legate a contesti in cui sappiamo la popolazione straniera è direttamente coinvolta, ma non solo la popolazione straniera. Ecco, molti di questi temi sono rimasti ai margini dell'informazione, al pari di altri contesti che sono poi quelli che noi sempre definiamo come contesti di origine e che citavo prima un dato, cioè in tutto il 2019 in tutti i telegiornali italiani si è parlato una sola volta di Senegal. Il Senegal è un paese importante per la nostra cooperazione, è un paese cruciale per tutta una serie di ragioni economiche, sociali, non solo culturali. Eppure rimane di nuovo ai margini dell'informazione. Mi ricordo c'è una testata nel corso dell'emergenza Covid, come il TG3 ha scelto di dedicare alcuni servizi proprio a che cosa accadeva in Africa rispetto alla gestione del Covid, ma rispetto alle misure che venivano messe in atto in quei paesi e che hanno consentito, vista l'esperienza di epidemie come quelle di Ebola, di gestire l'emergenza Covid-19. Eppure queste questioni che poi entrano nell'agenda quando sono legate alla migrazione rimangono sullo sfondo. Poi insomma non c'è tempo per ampliare alle logiche che presiedono alla selezione delle notizie. È pur vero che trattare, come dicevano giustamente, insomma, come diceva giustamente Annalisa, come diceva giustamente Agostino, trattare e inquadrare l'immigrazione in quelle categorie rischia poi di far rimanere ai margini il tema o di attivarlo nel caso di emergenza o nel caso di cronaca o insomma in tutte quegli eventi che abbiamo già citato. Due ultimissime cose, uno rispetto, perché io credo che una delle strade sia anche quella, da un punto di vista giornalistico e dei professionisti della comunicazione, di adottare delle pratiche che sono già presenti in Europa. Una rispetto alla cosiddetta etnicizzazione della notizia, e quindi riprendo la suggestione di Marco Binotto sulla giustizia razziale, perché in alcuni paesi, la Gran Bretagna, la Germania, vi sono dei codici anche di network, non necessariamente dei giornalisti, ma di network, che prevedono che si
identifichi l'origine nazionale solo se è indispensabile per la comprensione della notizia, altrimenti è irrilevante. Perché, voglio dire, c'erano già studi negli anni 60 e 70, no, che analizzavano gli slogan discriminatori nel Canton Ticino nei confronti degli italiani, definiti nello stesso modo in cui noi abbiamo ritrovato negli anni 2000 i lavoratori, le persone provenienti dal Congo, dal Mali, o piuttosto dal Gambia o dall'Est. Quindi l'etnicizzazione, il fatto di specificare la nazionalità quando non è indispensabile, perché inserirlo? Primo punto. Il secondo punto rispetto alla questione, appunto, le redazioni, persone che rappresentino le diverse voci delle comunità, e quindi avere giornalisti che sono di origine straniera, seconde generazioni, di avere giornalisti che sono espressioni di categorie specifiche, cioè, e quindi in qualche modo che è la stessa voce dei protagonisti la stessa voce che è testimonianza, allo stesso modo che ha un ruolo. Cioè, abbiamo, cioè, insomma, non è il contesto per le quote rosa, però la questione di genere sappiamo essere una questione fondamentale. Ecco, io porrei sullo stesso piano le questioni legate alle nazionalità e alla presenza anche nelle redazioni. Grazie Paola, poi le redazioni devono essere pronte e devono ad accogliere, perché ci sono anche tanti strumenti, c'è il network di giornalismo etico, nel senso si è lavorato tanto sul miglioramento della correttezza e dell'approccio nei confronti delle questioni migratorie o anche del racconto delle minoranze, però poi per motivi che adesso sarebbe complesso illustrare, le testate fanno scelte di natura diversa, perché anche loro stanno vivendo una terribile crisi da cui non riescono ad uscire e quindi si sono vittime di se stesse, nel senso che spesso riproducono il peggio che serve per stare a galla nella dinamica dei click, e condannandosi alla sfiducia, e credo che sia comunque una scelta sbagliata, ma questo è un altro discorso. Annalisa? Non ti sentiamo? Sì, mi associo alle ultime parole di Paola, nel senso che credo che per esempio sia fondamentale fare una battaglia anche per parlare proprio di quote, esattamente come sarebbe giusto ricominciare a parlare di quote per quanto riguarda la presenza delle donne, la rappresentanza femminile nelle redazioni e in tutti gli altri luoghi in cui si fa di fatto, si costruisce un immaginario, si costruisce una narrazione della realtà, e così come nei luoghi in cui si gestisce il potere. E allo stesso modo, appunto, io credo proprio esattamente con le stesse caratteristiche bisognerebbe porre la questione per le persone d'origine straniera. Rispetto alla questione che veniva sollevata nella chat di essermi fatta poco capire, in qualche modo mi sono contraddetta mentre dicevo che un tema è quello di farsi capire, di essere il più possibile comprensibili. Forse ho fatto troppi riferimenti a libri e a citazioni potevano sembrare troppo filosofici. Credo che in qualche modo la pandemia, la crisi sanitaria, è stato un momento in cui è emerso un po' per tutti che l'azione senza il pensiero rischia di diventare un'affannosa ricerca che si esaurisce però molto rapidamente, se non c'è in qualche modo un orizzonte, no, in cui l'azione si colloca, e anche una riflessione, no, su qual è appunto la direzione che questa azione ricerca. E voglio fare un piccolo esempio per farmi capire, appunto. Io ho cercato in questi anni il più possibile di andare nei posti dove le cose succedevano, accadevano, proprio perché credo che l'esperienza anche diretta del giornalista, la presa diretta
delle questioni sia un valore aggiunto, no, nel racconto. E ero a Lampedusa l'anno scorso, nel 2019, quando è arrivata la nave Sea-Watch 3, quella che è stata forse la notizia più rappresentata appunto nei mezzi di informazione anche mainstream sull'immigrazione. E per me è stato impressionante, al di là di tutta la vicenda politica, vedere e osservare come il discorso polarizzato sull'immigrazione che avevo osservato sui social network fosse diventata realtà, fosse nella realtà osservabile una divisione, quasi una frattura, quasi non più sanabile, quasi non più che non si poteva più ricucire tra parti diverse della società. Quando la Sea-Watch 3 arriva a Lampedusa, quindi un'isola remota del Mediterraneo, un'isola che è abituata, la cui popolazione è abituata a essere molto coesa, in cui in realtà non c'è molta differenza tra chi è di sinistra e chi è di destra. Su alcune questioni Lampedusa appunto è famosa perché nel 2011 accolse, no? 11.000 tunisini, e anche in quel caso furono sia i lampedusani di destra sia quelli di sinistra, perché diciamo su alcune questioni, come la prima accoglienza, diciamo così, di chi rischia di morire in mare, non c'è molta discussione su un'isola, appunto una comunità così chiusa e così coesa come quella di un'isola. E invece nel caso della Sea-Watch 3 l'isola si è spaccata, era molto visibile nel molo di Lampedusa quella notte all'arrivo di Carola Rackete, questa divisione tra i sostenitori, diciamo così, di Carola Rackete e invece chi era completamente contrario, no, all'arrivo di quella nave, che ha rivolto insulti pesanti, sessisti contro Carola Rackete, ma anche contro i migranti che erano stati soccorsi. E come quindi se quella comunicazione così semplificata della realtà, che nei mesi precedenti è completamente subalterna al messaggio politico, appunto, completamente fatta dalla politica, che nei mesi precedenti aveva preceduto, no, lo sbarco, si fosse trasformata in quell'immagine molto 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 chiara di una divisione, anche di una comunità coesa come quella di un'isola, come quella di, in cui appunto alcune persone riconoscibili non si sono vergognate. Per esempio, poi alcuni giorni dopo mi hanno detto: per noi è incredibile, perché questa è un'isola in cui nessuno si permetterebbe di insultare il parroco, no? Perché tutti si conoscono, quindi si riconoscono, c'è una forma ancora di condanna sociale degli insulti, no? Invece in quel caso molti insulti sono stati rivolti anche a Carmelo La Magra, il parroco di Lampedusa, perché lui ha sempre avuto posizioni di accoglienza, appunto. Come si sana quella frattura se non discutendo, se non ricomponendo, ricostruendo innanzitutto uno spazio fisico in cui si possa discutere con persone che la pensano anche in maniera molto diversa sulle questioni migratorie, e in cui magari inizialmente ci si insulta moltissimo, ma attraverso anche quel conflitto, mi fa piacere che è stata citata, no, questa parola, no? Anche stando dentro a quel conflitto, dentro a quelle posizioni completamente diverse, però si ricostruisce anche un po' una complessità nella discussione, in cui vengono rappresentate fisicamente delle diversità, e quindi si ricostruisce un dialogo, e in quel modo si ricostruisce una comunità. Io credo che sia questa un po' la posta in gioco. Non so se mi sono spiegata meglio facendo degli esempi, ecco. Grazie Annalisa, e io direi che nel momento di salutarci, nella chat c'è stata appunto la critica sul fatto che siamo stati forse un po' filosofici, però c'è stato anche uno scambio di libri e di letture, e qualcuno chiede di Propaganda Live se effettivamente sta cercando, forse Paola Barretta, perché vedo che annuisce, forse ha un pensiero su Propaganda Live che al volo vuole condividere.
Sì, perché infatti l'ho scritto, perché secondo me usa la cifra espressiva dell'ironia che funziona nella misura in cui insomma c'è una leggerezza che appunto va nella direzione di non utilizzare le cornici, i classici stereotipi, che sono quelli peraltro che una scrittrice che era fuggita dalla Bosnia, bravissima, Elvira, scusate la pronuncia, Mucic, ha scritto in consigli per diventare, no, un bravo immigrato. E quello secondo me era un libro paradigmatico, perché c'era esattamente, cioè, che cosa posso dire per rientrare esattamente nelle aspettative della storia, di che cosa si aspetta da me. Ecco, Propaganda secondo me invece ribalta anche con l'ironia, con i luoghi comuni, insomma utilizza quel tipo di sguardo che secondo me è una delle strade. Grazie, direi che è il momento di salutarci. Vi ricordo che questo webinar sarà online assieme agli altri due a partire da venerdì. Domani c'è l'ultima puntata, sarà condotta e coordinata da Mattia Anzaldi di The Good Lobby. Partecipano, domani passiamo la palla ai creativi, ai designer della comunicazione, Matteo Moretti, Michela Locati. Cercheremo di entrare ancora di più nello specifico. E io vi saluto, ringrazio Valentina di The Good Lobby che ha curato la parte tecnica, i nostri ospiti Agostino Zanotti, Paola Barretta, Annalisa Camilli. Se vi va continuate a sentirci e a tutti noi rimaniamo in contatto. Grazie e buona serata. Grazie di tutto, grazie, grazie, una buona serata. Grazie. Grazie a voi, grazie. Ciao. Ciao, ciao.